Michele Novaro, un personaggio sicuramente da riscoprire, da rivalutare, è il compositore della musica dell'Inno d'Italia. Tutti conoscono Goffredo Mameli, che è l'autore del testo, ma pochi sanno quelle musiche le ha scritte questo compositore genovese, di cui proprio quest'anno cade il 200° anniversario della nascita. La cosa interessante che ho scoperto proprio così di recente è che Novaro era tenore ed è stato istruttore, si diceva istruttore dei cori dei Teatri Regi di Torino. Penso a lui, all'Inno Italiano. Un signore che scrive canzonette, oggi le chiameremmo così, ma non c'è dispregio, eh? È un uomo di spettacolo che ha dovuto subire il fatto che gli abbiano dato la responsabilità di un inno nazionale. Leggendo un libro sulla storia dell'inno nazionale mi sono reso conto di questa figura straordinaria al quale venne affidato il compito da Mameli di mettere in musica le sue parole. Certo, tutti conosciamo l'inno di Mameli, la musica di Novaro, e in fondo conosciamo meglio Novaro di Mameli. E Novaro la fece nella forma che conosciamo. Il canto degli italiani. Sul monte sventola bandiera bianca. Quanti di noi fanno finta di sapere le parole, però la musica non se la scordano, la melodia non se la scordano? Dal punto di vista musicale Giuseppe Verdi disse è perfetto, non va cambiato. Però spesso l'abbiamo ascoltata suonare magari in occasioni come inizio di partite di calcio, manifestazioni solenni, dove però a volte si perde il senso, anche se vogliamo lirico, quasi intimistico e profondo di questa musica. Dipende da come lo suoni. Devo dire, il diretto da Abato, togliendo gli ottoni e facendolo molto più lento, il pezzo aumentava di espressività. Se lo esegui come va eseguito, cioè come un canto malinconico anche, paradossalmente è gloriosamente malinconico. Il pezzo sta in piedi molto meglio. Come devono essere gli inni patriottici? In un film titolato Cefalonia io l'ho fatto come dicevo io, addirittura cambiando tempo, tre quarti, quattro quarti, tre quarti, quattro quarti. E dentro quella melodia c'è tanto del nostro paese, c'è l'opera, c'è una caricatura dell'eroismo, ma soprattutto c'è la verità, c'è una verità assolutamente sincera di un paese, di un popolo che ne ha viste e ne ha fatte tante. Ecco, per questo motivo io ebbi l'idea di poter inventare qualcosa che lo ricordasse, ma collegato molto alla musica contemporanea e alla creatività dei giovani. 3 anni fa abbiamo deciso di istituire un concorso internazionale di composizione intitolato a Michele Novaro. Il concorso triennale che si è tenuto prima a Torino, poi a Firenze, a Roma, e devo dire con una giuria di prim'ordine. Presieduta dal grande compositore Ennio Morricone, Michele Dall'Ongaro, Gunther Neuhold, Francesco Antonioni, Claudio Ambrosini. L'idea di dedicare un concorso di composizione a Novaro non è niente male, perché in fondo la musica di Novaro, anche se poco nota, informa il carattere italiano più di molte altre. E al tempo stesso dobbiamo immaginare che questi signori, perché insomma Novaro con anche Mameli che ha scritto il testo, quando hanno scritto quello che hanno scritto erano giovani e pieni di speranze, esattamente come i nostri giovani compositori contemporanei. Beh, e allora teniamocelo, perché aveva ragione Verdi, esprime l'anima del popolo italiano.